Non hai realizzato un solo prodotto che diventasse virale e che desse profitto alla nostra azienda. Li vedi questi premi? Nessuno di questi l'hai procurato. Non credo che resterai ancora per molto con noi. Anzi, se dipendesse da me, ma tu hai un santo protettore. E io ho famiglia. Perciò ti diamo un'ultima possibilità. C'è da realizzare un video, un cortometraggio, che faccia capire in modo chiaro e divertente ciò che il prof Alberto Ertoerto ti spiegherà. Ti aspetta al suo studio giovedì alle 17. Hai qualche domanda? Bene, allora puoi andare. Professor Alberto Ertoerto. Signorina, per favore, mi chiami pure Alberto Eco. Va bene. Professore, la nostra agenzia sta lavorando a un progetto volto a spiegare ai comuni mortali i principi fondamentali della comunicazione cinematografica. Vuole gentilmente spiegarci in termini semplici i principi base di questa comunicazione? E va bene. Per farle capire immediatamente, le faccio un esempio. Io sto per raccontarle un film appena visto. Comincio così. Nella stanza squilla il telefono. Ora guardi queste slide, tutte scattate allo stesso telefono rosso dalla stessa distanza, con una sola variabile, la direzione della luce. Guardi, guardi bene. Le sembrano tutte immagini uguali? Beh, non proprio. Ecco, vede? Io nel raccontarle il film non ho alcuna possibilità di comunicare la direzione della luce, mentre è proprio da questa direzione della luce che lei, spettatrice in sala, inconsciamente è in grado di anticipare il contenuto piacevole o sgradevole della telefonata in arrivo. Ma rivediamo le immagini e mi dica se si aspetta una notizia gradevole oppure terrificante. Beh, gradevole, terrificante. La luce, dunque, connota l'oggetto telefono al punto da dargli la possibilità di comunicare qualcosa che nella parola telefono non c'è. E questo spiega perché un film non si può raccontare, ma spiega anche perché il film va visto in condizioni che consentono di apprezzare le luci, i colori, ma anche i suoni, le musiche, insomma, non su un cellulare per dinci, ma al cinema! È chiaro? Spero proprio di sì, perché è adesso che viene il bello. In effetti, lei deve sapere che ogni comunicazione fatta dal vivo oppure mediante un mezzo tecnico come il cinema viaggia sempre attraverso due linguaggi diversi. Uno che utilizza il codice che noi chiamiamo comunemente vocabolario ed un altro fatto di mimica, toni, di voce, di gesti, ecco, che hanno il linguaggio non verbale. Ora, mentre il primo ci comunica contenuti, il secondo ci comunica invece le relazioni. Mettiamo che io le chiedessi di descrivere il suo ragazzo con 5 aggettivi. I suoi aggettivi avranno certamente un senso, ma il senso maggiore ce lo daranno gli occhi che le brillano, il tono della voce, i gesti che lei fa mentre parla di lui. Insomma, una comunicazione fatta inconsapevolmente da chi parla, che viene percepita altrettanto in modo inconsapevole dall'emisfero destro del cervello di chi ascolta. È tutto chiaro? È come se il cervello di un individuo si sdoppiasse. Un cervello, quello di sinistra, percepisce ed elabora fatti e situazioni in base ad informazioni che costituiscono il contenuto della comunicazione. Ecco, nell'esempio concreto, i suoi 5 aggettivi. L'altro cervello, invece, quello di destra, percepisce ed elabora fatti e situazioni in base a elementi non verbali, e nell'esempio gli occhi che le brillano.
e che ci dicono molto delle relazioni rispetto a ciò di cui si parla. Penso di essere stato chiarissimo. Sì, certo, solo che sono rimasta un po' indietro. A che punto è rimasta? All'inizio. Signorina, ma lei è proprio una testa di rapa, mi scusi, ma glielo devo proprio dire, uffa. Allora facciamo un altro tentativo. Ricorda il primo giorno di scuola? Quando un nuovo professore entra per la prima volta in classe e comincia a parlare? Ecco. Bene, immagini queste due possibilità, volutamente esagerate proprio per farle capire. Nelle scene che sta per immaginare, comparirà un mio giovane allievo che darà sul posto tutte le spiegazioni necessarie. Una professoressa autoritaria entra per la prima volta in classe. Gli alunni la osservano attentamente per capire al più presto che tipo di insegnante è. Seduti. Io sono la professoressa di informatica e so bene che la mia materia è una materia molto importante e perciò esigo che sia studiata con costanza. Sono stata chiara? Avete sentito quello che ha detto la professoressa? Il messaggio che lei vuole lanciare è chiaro, il contenuto è inequivocabile, ma avete notato anche i gesti e il tono della voce? Già, perché questo personaggio dice molto anche con l'altro linguaggio, quello non verbale. Avete notato la posizione retta vicino alla porta? E avete visto come è allineato il registro ai bordi della cattedra? Non vi saranno sfuggite le labbra serrate e come marca la parola esigo. Con questa prof gli alunni lo capiscono subito. Non si scherza. Vediamo ora un altro professore. Un insegnante che entra tranquillo andando verso la cattedra dove con calma poggia il registro. Seduti. Allora, io sono Marco Polo. Ecco, immaginavo, succede sempre così. Ho la fortuna di avere un nome che si ricorda molto facilmente. Ovviamente non insegno geografia, ma informatica. Una materia molto interessante che spero di farvi apprezzare. Capito il tipo? Analizziamo le sue parole. Questo professore ha salutato i ragazzi e ha detto prima il suo nome e poi la sua materia. Che significa questo? Significa che lui prima di considerarsi come un professore si considera come una persona. Buon segno, credetemi. Lui prima fa dell'ironia sul suo cognome e poi aggiunge che la sua materia è interessante. Capite la differenza? Importante per il professore autoritario, interessante per quello autorevole. Non sono solo due aggettivi diversi, ma due punti di vista diversi. Scommettiamo che a questo professore la sua materia piace e che vuole farla piacere anche ai suoi alunni? Bene, adesso vediamo quello che dice il linguaggio non verbale. Il professore parla con voce calma e sicura, si pone davanti alla cattedra e non dietro, allarga le braccia quasi come se volesse aprirsi agli alunni. Ragazzi, con questo professore state messi bene. Come però l'abbraccio così, perché sono tanto mi si vede nel riflesso che sto facendo al video. Tu capisci? Come faccio a spiegare cose tanto complicate in modo divertente a persone sempre distratte che stanno tutto il tempo con il cellulare in mano? Beh, ci vorrebbe una genialata. Number 2, questo è un 2 in realtà, sembra un 3 perché il dito devo tenerlo così, però ho fatto 2. Cioè questo dovrei, fate finta che non ci sia il pollice. E quindi ragazzi, spero che il video vi piaccia e nulla ragazzi, io e il mio braccio vi salutiamo. Perché noi gli facciamo fare un vlog? Che? Ah, ma siete qui! Non vi ho sentito entrare! Ma bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog in cui vi spiegherò come andare bene a scuola senza studiare mezza giornata e come conquistare tutte le ragazze della scuola, almeno della classe.
E ve lo dico io che ho fatto non 5, non 6, neanche 7, 8 anni di liceo. Cioè, 8 anni, vi rendete quanta esperienza ho accumulato in 8 anni di liceo? In cui tutte le ragazze, anno dopo anno, mi stavano sempre più appresso e i professori erano sempre più imbambolati dalle mie scuse. Sono stato un mostro. 8 anni. Non pensate a quei dilettanti che ne hanno fatti solo 5, al massimo 6. 8. Di che vogliamo parlare prima? Delle donne o della scuola? Ma penso parliamo prima di qualcosa che serve nella vita. Parliamo delle donne. Lo so che è molto più facile a dirsi che a farsi, che io ve lo dico davanti a una telecamera, è tutta un'altra cosa che voi lo facciate con la prima che trovate domani a scuola. Ma mettiamo che domani a scuola la più bella della classe è da sola nel banco. Voi non potete sedervi da nessun'altra parte e vi dovete mettere là. Non avrete una chance migliore in tutto l'anno, se non in tutto il liceo. Con le ragazze dovete essere spontanei. Cioè, ricordate questo: spontaneità, creatività più le mie regole. E là state a posto. Numero 1. Gli occhi. Gli occhi. Pensavo di aver colpito qualcuno. Gli occhi sono la cosa più importante e rivelatrice di una donna. Oltre al sorriso e qualcosa che non diciamo perché ci seguono anche delle ragazze. Gli occhi sono importanti per tre cose. Al primo sguardo dovete vedere se questo dura più di 3 secondi. Se dura più di 3 secondi, già è fatta. Non è vero, perché dovrete lavorare ancora un po'. Sarò sincero, non è già fatto. Ma già che iniziamo per più di 3 secondi, è un buon inizio. Numero 2. Non questo 2. Numero 2. Le palpebre. Le palpebre sono importanti quanto lo sguardo. Quanto la durata dello sguardo, voi dovete stare attenti a quanto una donna sbatte le palpebre. Importantissimo. Se le sbatte c'è attrazione. Le donne non sanno mentire con il linguaggio del corpo. Con il corpo non mentono. E questo ci riporta al punto 3. I capelli. Le donne sono vanitose quanto timide. Si toccano sempre i capelli quando sono attratte. E questa è una cosa che è importantissimo da vedere se succede o no. Giusto. Numero 4. Uno degli ultimi punti per capire se lei è attratta da te è vedere se cerca un contatto fisico. Non ci mentiamo, in una relazione il contatto fisico è fondamentale. E questo anche nell'approccio. Se lei si avvicinerà a te, stai andando bene. Numero 5. Sincronismo. Voi vi accorgerete dopo un po' che se è fatta ed è veramente già vostra, vi inizierete a muovere in sincronia e lei si muoverà come fate voi. Capito? Bene ragazzi, termina qui il mio primo vlog introduttivo. La prossima volta vedremo come superare le difficoltà. 8 anni spesi bene, vero? Un bacio. Ah, e non dimenticatevi di mettere like al video. Puppe nuts!